È l'alba, il sole sorge sul presepe di Begato, uno dei presepi più belli che abbiamo nella città di Genova, purtroppo poco conosciuti. E invece riserva diversi tesori, come ad esempio... Le statuine. Le statuine, anche le case, che possono apparire come un qualcosa di anonimo, in realtà sono in parte... costruite recentemente in rapporto proporzionale all'abitazione reale del paese, e un buon numero di statuine, di casette addirittura sono di 100 anni fa, con tanto di denominazione di chi l'ha fatto e la data nel momento in cui l'ha realizzato. Mentre queste case grandi del primo piano ogni anno si allestiscono, perché? Perché le scene cambiano, quindi anche le figurine che sono poste nell'interno dei negozi cambieranno abbigliamento a seconda dell'uso e della funzione che in quell'anno stanno svolgendo. Un anno è un macellaio, quest'anno vediamo il formaggiaio, c'è la venditrice di noccioline, c'è lo zampognaro con le sue pecore, c'è il pittore che dipinge il paese di Begato, che nello sfondo si vede, se lei viene in questa posizione può riprenderlo con la chiesa, così via. Adesso si vede. Ecco, è interessante quest'anno il negozio di stoffe, perché sono stoffe che sono state trovate nella chiesa, provengono dall'Orsica, sono molto antiche, molte di queste addirittura sono state catalogate dalle Belle Arti, così come tutte le statuine in esposizione, e credo che questo sia meritorio e da segnalare.